Ok, ciao ragazze, ciao ragazzi, partiamo con la modellazione del mouse. Innanzitutto aprite Rhinoceros e selezionate il modello oggetti grandi millimetri e facciamo subito un primo salvataggio con il nome che vogliamo dare al nostro file in modo da conservarne subito una copia col relativo backup. Ok, partiamo con la modellazione del mouse. Prima cosa da fare è, dopo aver rilevato le misure dal mouse, andiamo a creare un rettangolo che contenga la dimensione massima sia larghezza che in lunghezza del nostro mouse, quindi la base e anche la parte superiore del mouse. Dopodiché andiamo a creare un rettangolo che contenga il profilo laterale del mouse con l'altezza massima del nostro mouse. Ok, ecco una cosa che consiglio per avere pieno controllo del file è creare dei layer con scritto i nomi dei vari oggetti a cui destiniamo appunto il layer. Adesso possiamo anche gestire layer con dei sottolayer, ad esempio il primo layer lo faccio per la gabbia. E creo dei sottolayer cliccando col tasto destro sul nome gabbia, tasto destro, nuovo sottolayer e lì intitolo uno base GB sta per gabbia, uno laterale e poi a sua volta seleziono l'oggetto e sempre col tasto destro cliccando sul sottolayer posso destinare con cambia oggetto di layer la mia geometria. Dopodiché vado a crearmi delle linee di costruzione che vado sempre a rilevarmi sul mouse, faccio innanzitutto l'asse Y, quindi che divide a metà, perfettamente a metà il mio rettangolo di partenza. Dopodiché vado a crearmi dei riferimenti che nel caso mio del mio mouse vanno ad indicare dove cominciano delle curve oppure la metà di determinate curve, fondamentale appunto per la costruzione del mouse. Ecco, faccio la prima, questa qui è la parte frontale del mouse, quindi alla fine dove avrò i miei tasti, il mio tasto sinistro e il mio tasto destro, che risulta essere più piccolo rispetto al resto del mouse, che invece nella parte posteriore va praticamente ad allargarsi. Ecco, naturalmente sto utilizzando delle polilinee, delle curve, per gestire poi la forma della curva, vado ad utilizzare i punti di controllo, quindi seleziono la curva, vado a selezionare i punti di controllo che mi interessano e li sposto tramite il gammal per ottenere la forma che mi interessa. Dopodiché faccio uno speculare, quindi uno specchia, dopo aver fatto la prima metà, in modo da fare la forma completa. Adesso mi dedico invece alla parte laterale, quindi disattivo i layer che non mi interessano, quindi la base e la gabbia di base. E mi concentro sulla vista laterale, in questo caso sulla destra. Anche qui parto con una curva, io ho fatto per interpolazione di punti, e vado a selezionare dei punti base con cui gestire poi tutta la curva. Quindi, ecco, vedete, la parte frontale appunto è quella più a destra, quella più bassa, e la parte dietro invece è quella più gonfia, diciamo, dove trovo poi la pancia del mio mouse, che poi è quella appunto che lo rende ergonomico. Ecco, sposto i punti di controllo, mi regolo in base alle altezze che ho rilevato dal mouse, comunque quelle che penso. L'importante è stare all'interno del rettangolo. Ecco, un'altra cosa che potrei fare è fare un layer destinato alle linee di costruzione, in modo che una volta fatte le linee non le cancello, che possono tornare utili, ma le metto sul layer spento, in modo da eliminarle dallo spazio modello. Ecco, questo qui è il risultato ottenuto, riportando la base del modello che voglio realizzare e il profilo laterale. Ok, adesso quello che bisogna fare è far corrispondere la base al modello laterale, quindi questa parte qui, come vedete, non corrisponde con l'ultimo punto della curva che ho realizzato,
il profilo laterale e utilizzando gli snap alla griglia porto, sposto la curva in corrispondenza del punto finale dell'estremità della curva del profilo laterale. In realtà qui per sbaglio io ho scalato perché ho selezionato il quadratino verde del gammal, invece in questo caso qui ho spostato, prendendo come riferimento il punto centrale della curva della base e mettendolo appunto in corrispondenza con quello del profilo laterale. Qui rimedio al mio errore, quindi seleziono la curva, prendo il punto che mi interessa, in questo caso l'estremità, e lo metto in corrispondenza dell'altra linea. Ecco, posso procedere a realizzare invece questa volta la parte superiore, che poi sarà quella che mi andrà a sviluppare la mia superficie del mouse. Vedete, anche qui utilizzo come riferimento una curva e tramite punti di controllo la vado a modellare, e anche in questo caso ne faccio soltanto una metà per poi specchiarla, quindi creare una copia speculare nell'altra parte del mouse. Ok, faccio un copia degli oggetti nell'altro livello in modo da ripeterli. Seleziono, vado sul copia speculare che trovo su questo menu a tendina, prendo l'asse principale, in questo caso nell'asse delle Y, e creo la copia speculare, dopodiché li vado ad unire col comando che trovate sulla sinistra nel tab standard, col comando con quei due puzzle, tre puzzle che si incontrano. Dopodiché, dalla vista laterale, gestisco anche in questo caso le curve che vanno a formare la mia superficie, che andranno a formare la mia superficie. Ecco, qui cerco di adattarle il più possibile al profilo laterale iniziale, quello in viola, e tramite punti di controllo riesco appunto a farlo corrispondere quasi esattamente al profilo laterale. Selezionate tutti i punti. Se può facilitarvi la cosa, potete disattivare lo snap alla griglia in modo da essere più liberi. Ecco, qui poi cosa faccio? Ecco, vedete qui c'è qualcosa che non va, torno indietro. Controllo il punto finale e lo vado a mettere sopra il profilo laterale in viola, ok? In modo proprio che le linee si tocchino in quel determinato punto. Quindi vanno appunto a toccare. Perfetto, quindi continuo. Intanto ricordate di salvare, fate un salva, anche se il software salva automaticamente. E vi crea anche la copia di backup dopo il primo salvataggio. Continuate a salvare ogni tanto per sicurezza. Ecco, quindi ecco ottenuta la forma quasi completa, perché in realtà devo ancora abbassare la superficie superiore, questa qui verde, devo abbassarla ai lati, perché la pancia è vero che raggiunge un'altezza massima al centro, mentre ai lati risulta essere più bassa. Ecco qui che l'ho abbassata. Questo tutto per creare poi la mia superficie che andrà a ricoprire la parte superiore del mouse. Ecco, questo qui è il risultato. Ecco, apporto gli ultimi aggiustamenti delle mie curve, della mia struttura. Però vedete, ecco, è molto semplice. Vedete anche quanto vi aiuta a utilizzare dei layer con colori diversi per gestire ancora meglio, in modo più facile, la costruzione del modello 3D in uno spazio tridimensionale. Dopodiché vado a crearmi la mia rete di curve, nel senso, io ho creato queste qui, che sono queste curve qui che mi servono a realizzare le superfici principali, però per realizzare queste superfici devo creare una rete di curve. Quindi vado a crearmi, sempre su una sola metà del mio mouse, della mia costruzione, le curve che andranno a creare la rete della mia, in questo caso della mia superficie superiore. Vado a crearne non tantissime, ne bastano tre, ne basta, infatti ne faccio
una nella parte più alta, una un po' prima nella parte posteriore e una invece nella parte frontale del mouse. Dategli naturalmente gestite tramite la superficie frontale, la superficie prospettica, la vista, scusate, frontale, la vista prospettica, gestite le curve tramite i punti di controllo in modo da creare, appunto, poi da immaginare, ecco qui immaginate la pancia del mouse superiore. Dopodiché vado a fare la stessa cosa nella parte laterale del mouse. Anche lì verranno ricoperte, quella parte verrà ricoperta con una superficie, quindi anche in questo caso devo realizzare delle curve per creare la mia rete di curve. Anche qui, tramite le diverse viste, destra, frontale, anche prospettica, mi gestisco la curva. Anche in questo caso basta farne tre, una in corrispondenza delle curve che ho realizzato nella parte superiore, come vedete. Quindi la prima a sinistra, poi faccio però quella centrale e poi quella frontale, mentre quella lì all'angolo è appunto quella che andrà a creare la superficie frontale del mio mouse. Fatte le curve, sistemate le curve, anche in questo caso fatele soltanto su una metà, vado col comando sempre copia speculare, vado a specchiare tramite l'asse principale, cioè centrale nell'asse delle Y, vado a specchiare entrambe la rete di curve, quindi sia quella superiore che quella laterale. Specchio, perfetto. Ecco, questo qui praticamente è il modello realizzato con curve del mio mouse. Tramite questo io dovrò andare a ricavarne delle superfici e creare così il modello 3D. Ecco, mi accorgo di imprecisioni, quindi apportate le correzioni dovute, eccolo qui. Vedete come rientra perfettamente all'interno della gabbia, quindi del profilo laterale, profilo di base praticamente, anche se è leggermente più piccolo, però l'importante è che rimanga all'interno della gabbia. Perfetto, possiamo passare a creare la superficie. Per creare la superficie utilizzerò il comando superficie da una rete di curve, però siccome queste curve qui sono tutte unite, per semplificare la vita praticamente al comando andrò a suddividere le curve, cioè quella verde, quella della superficie superiore, l'andrò a suddividere col comando, appunto, suddividi, selezionando come oggetti di taglio le curve che ho realizzato sopra, e poi farò la stessa cosa con la base sotto, utilizzando le curve che ho realizzato per le superfici laterali, quelle viola. Così avrò curve uniche, tutte curve separate, e da qui posso ricavare le mie superfici. Perfetto, per semplificarmi sempre la vita vado a creare dei sottolayer, ad esempio alla base, lo vado a selezionare e con questa curva qui vado a crearmi, col comando superficie da curve planari, vado a crearmi la base che è molto semplice. Il comando funziona perché tutte le curve si trovano sulla base planare, in questo caso della griglia, e la base praticamente è fatta. La disattivo, spengo il layer. E vado a crearmi un altro sottolayer, in questo caso un layer laterale, con sup che sta per superficie laterale. Do un colore simile al layer, un po' più scuro magari. Ok, do un colore un po' più scuro e vado a realizzarmi col comando rete, superficie da una rete di curve, vado a realizzarmi le mie superfici laterali. Quindi seleziono parte della superficie, in questo caso quella posteriore. Tramite questo menu controllo, ma va bene così, lasciate di default il comando che vi dà, e poi vado a crearmi tutte le superfici tramite la rete che ho realizzato prima. Perfetto, qui faccio in corrispondenza, faccio adattato. Vedete che potete cambiare alcune opzioni, vedete le lettere di riferimento sulla superficie, sono quelle che gestite da quel menu lì. In realtà gestite le mesh all'interno della superficie NURBS. Ecco, mantenete, in questo caso io avrei mantenuto posizione, magari vediamo se poi alla fine corrisponde il tutto. Ok, va bene, posizione, adesso accelero un po' per terminare prima l'operazione. Completo il primo lato, faccio la superficie frontale. Ecco, qui ad esempio metto
tangenza, anzi no, metto posizione, va bene, lasciatelo così, creo l'altra superficie e infine la superficie finale che andrà a chiudere andrà a formare tutte le parti laterali del mio mouse. Vedete, accendo la base, vedete che corrisponde perfettamente. Adesso passo alla parte superiore, quindi nuovo sottolayer, quello superiore, superiore, do un verdino. E anche qui, tramite la rete di curve che mi sono creato, vado a realizzare le mie superfici. Vado a creare, parto dalla parte posteriore. Anche qui faccio delle prove per capire cosa viene modificato in base alle scelte che faccio. Perfetto, va benissimo. E continuo in questo modo. Creo la seconda superficie. E concludo così già metà del mio mouse. Terza e infine la parte dove andranno ad inserire. Dove verranno inseriti poi i tasti, tasto sinistro e tasto destro. Ecco, perfetto, questa qui è la superficie superiore. Vedete come il mouse risulta adesso completo. Ecco, inserendo la modalità di visualizzazione rendering, mi accorgo che la superficie frontale non corrisponde perfettamente con la superficie superiore. Probabilmente avrò sbagliato uno di quei tasti. Ecco, la, quindi la elimino e la vado a rifare. E vedete che adesso invece corrisponde perfettamente con gli angoli. Ecco, qui mi accorgo, grazie a questa ombra, che c'è qualcosa che non va, ma in realtà può andare bene così, lasciamo così. Ecco, vedete, questo qui è il mouse completo. Adesso cosa manca? Manca la rotellina, quindi mi creo un nuovo layer, gli do un colore turchese, con un relativo sottolayer. Ecco, qui magari gestisco meglio, ancora meglio la cosa, quindi creo il layer rotellina, poi creo un sottolayer con le linee di costruzione. Quindi adesso tramite delle curve... determinati comandi vado a ricavarmi la mia rotellina, quindi parto da una circonferenza di raggio 10, quindi un diametro di 20 mm, vado a realizzarlo nella vista destra e poi in base, guardando anche un po' il mouse, cerco di metterlo nella giusta posizione, cioè che venga fuori tanto quanto basta per rappresentare la rotellina del mouse. Fatto questo mi vado ad indicare appunto il raggio partendo dal centro, attivate gli snap in basso, basta attivare centro così posizionarsi, posizionandosi sopra la circonferenza vi dà lo snap al centro. Faccio un offset qui di 15 mm da una parte e 15 mm da un'altra per, scusate, no, 2 mm e mezzo da una parte e 2 mm e mezzo da un'altra, in modo da fare la rotellina spessa 5 mm in totale. Taglio, quindi taglio quello che non mi serve. Perché creo questo qui? Sto creando praticamente un profilo, che sarebbe poi il profilo della rotellina. Anche qui ne creo metà per poi fare una copia speculare. Tramite questo profilo e tramite la circonferenza andrò a realizzare con il comando sweep un binario. Seleziono il mio binario che sarà la circonferenza e poi il profilo che ho realizzato. Perfetto, ecco qui la rotellina ottenuta tramite il binario della circonferenza e il profilo che ho creato appositamente. Vedete che la rotellina però oltrepassa, anzi trapassa la superficie superiore. Cosa devo fare? Devo creare il foro sopra la superficie per far sì che la parte superiore contenga in realtà la rotellina all'interno. Cosa faccio? Faccio una copia con Ctrl-C, Ctrl-V della rotellina e la vado a scalare, quindi ne vado a farne una copia leggermente più grande. Prendo il punto centrale come punto base del comando scala. Ecco, cambio in wireframe la modalità di visualizzazione e vado a fare un comando scala con un fattore di 1.1, quindi leggermente più grande. Perfetto, adesso la rotellina più grande sarà sopra la rotellina più piccola e col comando adesso suddividi vado a selezionare la superficie da tagliare che è la superficie superiore e poi l'oggetto di taglio che è la rotellina più grande. Così poi una volta toccato invio e confermato il comando vado a eliminare la rotellina più grande e vado a eliminare la superficie con cui si toccava la rotellina più grande che è stata appunto suddivisa dal resto della superficie. Così ho ottenuto il foro della rotellina. Stessa cosa devo fare per ottenere la fessura
che separa il tasto destro dal tasto sinistro del mouse. Qui utilizzo invece un comando diverso, cioè in realtà vado ad utilizzare la superficie dei due vertici. Dalla vista superiore vado a realizzarmi appunto in corrispondenza del centro della superficie superiore, vado a realizzare questa superficie, questo rettangolo, che poi vado ad estrudere verso l'alto in modo che va ad intersecarsi con la superficie superiore. Ok, qui in questo caso in realtà poi estrudo le linee, ma va bene così, estrudo e poi utilizzo lo stesso comando. Potete utilizzare volendo anche tronca, ma va bene, utilizzo suddividi. Seleziono la superficie da suddividere e poi gli oggetti di taglio, che in questo caso sono appunto le superfici estruse precedentemente. E alla fine elimino la superficie suddivisa centrale in modo da lasciare la fessura dei due tasti. Ecco qui il mouse. In realtà possiamo ancora migliorarlo. Ecco, cosa potremmo fare? Potremmo rendere più realistica la rotellina, applicando tramite adesso dei comandi le fessure classiche di tutte le rotelline, no? Quelle che fanno attrito quando si passa il dito per ruotare, appunto. Cosa facciamo? Spegniamo tutto ciò che non ci serve, ok? Quindi lasciamo attivi soltanto i layer della rotellina. Spegniamo temporaneamente il solido, la polisuperficie della rotellina dal tab visualizza con la lampadina spenta. E vado a creare col comando, ecco, vedete che posso spegnere quando voglio, no? Vado a creare una circonferenza in corrispondenza del profilo che mi ero fatto prima per creare la rotellina. E poi col comando sempre sweep da un binario, vado a selezionare il binario, il profilo e la circonferenza invece come curva da sviluppare, no? Come profilo da sviluppare, e creo questa specie di tubicino. Col comando serie polare vado poi a crearmi una serie con un determinato asse, in questo caso è rappresentato poi comunque dal cerchio che ho fatto prima. L'importante è il numero: inserite 45 elementi, l'angolo di 360 gradi in modo che venga sviluppato tutto attorno alla rotellina, e col comando poi differenza booleana vado a creare queste scanalature. Cosa succede? Riattivo la rotellina di base, no? Quella piccola che precedentemente avevo spento, vedete? Tramite le lampadine le posso gestire. Poi vado a selezionare differenza booleana e mi dice selezionare superfici o polisuperfici da cui sottrarre. Io devo sottrarre dalla rotellina di base e poi devo selezionare successivamente invece le polisuperfici o gli oggetti da sottrarre. Ecco che verranno praticamente sottratte le superfici che abbiamo selezionato con la seconda selezione e otteniamo in questo modo le scanalature che avevamo previsto per la nostra rotellina, rendendola così anche più realistica. Adesso quello che salta all'occhio è il vuoto interno, un vuoto interno dato anche dalla mancanza di spessore della superficie superiore. Quindi adesso quello che andremo a fare invece è creare, cioè anzi dare uno spessore alla superficie verde. Quindi disattiviamo le altre superfici, gli altri layer che non servono e col comando offset superficie diamo uno spessore di 2 mm, quindi selezionate il comando, basta anche scriverlo sul prompt dei comandi, e selezionare la superficie, dare uno spessore di 2 mm nel parametro distanza, dare invio e in automatico la superficie avrà uno spessore che prima non aveva, appunto. Ciò ci permetterà anche poi di andare a smussare i bordi del foro, della rotellina e della fessura. Ecco, comunque, la prima cosa che salta all'occhio, ho fatto lo spessore, è che va a sovrapporsi con le superfici laterali e con la superficie frontale, quindi dobbiamo rifarle. Cancelliamo le superfici, disattiviamo ciò che non ci serve e andiamo praticamente col comando estrai bordi, andiamo ad estrarre appunto i bordi della superficie appena creata, no? Della polisuperficie, perché ormai la superficie superiore è diventata un solido avendo uno spessore. Col comando estrai bordi, ecco, estrai bordi, seleziona i bordi, invio, dopodiché vado a spegnere la superficie,
ad assicurarmi che ci siano i bordi, esatto. Spengo la superficie sempre dal ribbon visibilità, la spengo. Vedete che quei bordi di colore viola prima non c'erano, sono quelli che il comando è estratto dallo spessore della superficie. Ok? Adesso cosa bisogna fare? Bisogna andare ad unire i due bordi estratti. Basta andare sul ribbon curve e trovate il comando collega. Selezionate le due linee e in automatico verranno collegate. Altra cosa che bisogna fare adesso è far corrispondere quello spessore lì, cioè scusate, quelle curve con quelle laterali. Vedete, ho spostato la curva laterale dell'angolo in corrispondenza di quella estratta dallo spessore e anche quella frontale. Vedete? Che corrisponde perfettamente con la linea estratta dalla superficie. E poi col comando sempre superficie da una rete di curve vado a creare nuovamente le superfici laterali e la superficie frontale. Ecco, vedete che adesso anzi, lo spessore non va a sovrapporsi con le superfici laterali e la superficie frontale. È anche vero che si sovrappone con con le altre, però a noi sta bene così in realtà perché in questo modo qui vengono rappresentati i tasti del mouse. Ecco, non ci rimane altro che smussare i bordi della polisuperficie superiore che abbiamo creato. Utilizziamo il comando sul tab solidi, raccordo fillet bordi, diamo un raggio di 0,2 mm e questo qui sarà il risultato che otterremo. Quindi vedrete lo spessore della superficie superiore smussato in corrispondenza della fessura dei due tasti e della rotellina. Ecco, questo qui è il tutorial del mouse su Rhinoceros. Spero sia stato tutto chiaro. E se avete dubbi, domande da fare, commentate pure il video. E ci vediamo al prossimo tutorial. A presto!